Roma e Lazio, l'Italia in generale è piena di spazi verdi, non solo pubblici ma anche e soprattutto privati, soprattutto in questa zona di Castelli Romani, piena di ville. Sì, di... sì, qua, qua intorno poi è pieno, anzi soprattutto vedo molte siepi tagliate male. No, bene. Ah, bene, a però dovere. Sì, sì. Allora, a parlare, la voce che sentite è quella di Marco Alvarenga, appunto, che di giardini se ne intende, perché questo è il tuo mestiere, un mestiere fondamentale. Beh, sì, diciamo, anzi, soprattutto di questa stagione, a primavera, eh? Sì, oltretutto con queste primavere anticipate, tra l'altro. E poi diciamo che, ecco, proprio in questo periodo, come dire, compie 10 anni la mia attività, per cui ho cominciato allora, i primi del 2007. Complimenti, complimenti. Iniziato nel 2007 e hai detto vado a fare il giardiniere, mi imparo un mestiere. No, non è stato così. Non ci pensavi per niente. No, proprio non andò proprio così in realtà. In realtà non andò proprio così. Andò che praticamente una mattina stavo facendo colazione a un bar vicino a casa mia. Io sono originario di Roma Ovest, via della Pisana, Aurelia Cueva. Come no, conosco benissimo. Ho incontrato un amico di vecchia data, Damiano Colaruotolo, che praticamente già da tempo lavorava presso questa ditta appaltatrice con le cliniche della San Raffaele Toso in Piazza Lazio. E gli serviva praticamente una persona in più perché avevano un lavoro extra da fare, nello specifico un montaggio prato pronto nella clinica San Raffaele Sabaudia. Quello è stato il mio primo lavoro ufficiale da giardiniere, per cui diciamo mi chiamarono una settimana a lavorare con loro. Poi loro nel frattempo si stavano ampliando perché stavano prendendo le altre varie strutture della San Raffaele nel Lazio, gli serviva personale e mi assunsero, insomma, a tempo indeterminato. E così, insomma, diciamo, ecco, entrai un po' nel mondo. Esatto. L'hai conosciuto bene e poi che è successo? Ti sei messo a lavorare da solo? In proprio? Beh, sì, diciamo, sono stato in parte, vabbè, era sempre stata una mia, come dire, ambizione. Certo. E, però diciamo che poi siamo stati anche un po' costretti, perché comunque poi nel 2012 la ditta perse l'appalto con le cliniche. E quindi mi mise in proprio, sì, comunque ormai avevo maturato una discreta esperienza, certo. Comunque poi nel campo si conoscono pure tante persone di cui ti avvali per collaborazioni. Assolutamente. Ne abbia bisogno. E allora adesso tu metti a disposizione la tua professionalità per ovviamente cura del giardino. Io diciamo sì, mi occupo di giardinaggio fondamentalmente dalla A alla Z. Quindi dalla grande alla micro irrigazione, dalle potature ad alto fusto alle potature medio e basso fusto, montaggio prati, arte doviaria, sarebbe prendere la squadratura delle siepi, il giardino all'idea, quelle cose così. Tutto ciò che riguarda il giardinaggio. Ovviamente quello che direttamente non faccio io, per esempio, non sono un tree climber, sì. Cioè quello che arrampica in caso di abbattimento, per esempio, di alberi dove non ci sia possibilità di accedere con cestello meccanico. Questo non lo faccio io direttamente, però in questo caso mi avvalgo della collaborazione di 2 o 3 persone che conosco nel settore. Perfetto, perfetto. Tra l'altro, diciamo che hai anche a disposizione il tuo mezzo di trasporto per questo, quindi sei completamente indipendente. Sì, 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 ho a disposizione il mio mezzo di trasporto e oltretutto, diciamo, mi avvalgo anche della collaborazione di un ragazzo poi, ecco, coetaneo mio, che è proprio un landscape designer. Possiamo salutarlo se vuoi. Sì, Marco Scagliarini. Ok. E lui praticamente, ecco, mi aiuta in quei casi molto, diciamo, abbastanza poco frequenti, però in cui magari il cliente sia un po' particolare, abbia una richiesta, ok, magari sì, di fare prima un progetto su carta di quello che poi vorrà. Ovviamente questa è una cosa che uno con l'esperienza pratica matura nel tempo, quindi lo puoi fare anche, diciamo, però a volte, ecco, c'è chi richiede proprio una cosa più
accurata, insomma. Senti, inevitabilmente questo è il periodo che si comincia a lavorare di più. Questo... Si cominciano a vedere quello che dicevi tu prima, le persone iniziano a tagliare le siepi. Le persone si iniziano a tagliare le siepi, certo, beh, ovviamente certo, la vegetazione comincia... come dice, esplode, tra certo. virgolette, quindi ovviamente insomma alcune situazioni... Senti, ma combatti anche con, non so, con le piante infestanti, non so. Certo. Tipo certo. l'edera, faccio un esempio. Certo, certo, certo. Le piante infestanti, dipende, molte vanno trattate, come dire, con pazienza, tra virgolette, cioè trovare da dove nasce proprio la radice certo. dell'infestante, perché poi l'infestante è tremendo, perché una volta che comunque è partito avvolge tutto e non si capisce più nulla, e cercare di toglierlo, di eliminare il problema alla base proprio, nel vero senso della parola. Benissimo Marco, senti, io prima ho detto che tu hai a disposizione il tuo mezzo di trasporto, quindi lavori su Roma o ti puoi anche, ti sposti anche sulla regione? No, io lavoro ovunque, io diciamo lavoro fondamentalmente su tutto il territorio nazionale. E allora i nostri amici come possono contattarti? Allora, principalmente al mio numero di telefono. Sì. 349-59-00057. Benissimo. Oppure sul mio sito www.dittamarcoalvarenga.it, alla mia mail marcoa1984@libero.it o sulla mia pagina Facebook Marco Alvarenga. Esatto, Marco Alvarenga. Grazie Marco. Grazie a voi.